Prima il marito, poi la moglie. A distanza di soli 2 giorni, la città di Fano piange altre 2 vittime del coronavirus. Venerdì scorso è deceduto nel reparto di medicina del San Salvatore di Pesaro Savino Falcioni, 86 anni, ex capo stazione a Fano e attivo nel sindacato CISL. Domenica, invece, è morta, sempre a causa del Covid, sua moglie, Maria Luisa Antonioni, 83 anni, ex insegnante nella scuola elementare di Rosciano. La donna era ricoverata nello stesso ospedale, ma nel reparto di pneumologia. Le figlie, Maurizia e Gigliola, hanno avuto la possibilità di dare ai genitori un ultimo saluto. Una volta avvisate dai sanitari del peggioramento delle loro condizioni di salute, avevano entrambi patologie pregresse. I funerali si svolgeranno giovedì 18 marzo alle ore 9:30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Cucurano. Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero di Rosciano. «Così dolcemente, mano nella mano, vi vediamo partire per il vostro viaggio», ha scritto Gigliola in un post pubblicato sul profilo Facebook. «A noi lasciate valigie piene di amore, dignità, onestà e semplicità. Arrivederci, caro babbo e cara mamma».